ci ha provato per primo? Io. Ho preso anche l'iniziativa, se vogliamo. In che modo? Gli ho consigliato un posto dove ci potevamo baciare. Parli della tenda? Bravo. Ignazio, quando hai capito che te l'avrebbe data? Non era tra le nostre prime priorità. Cecilia, quando hai capito che gliel'avresti data? Subito. Dentro la casa avete consumato? Sì. Non mi ricordo. E fuori? Anche. Diciamo che ci divertiamo, sì. Com'è andata la prima volta? È durato 2 secondi. 60 giorni di astinenza. La prima volta può succedere. Diciamo che all'inizio comunque è andato sempre così. Meglio dentro o fuori? Fuori tutta la vita. Cosa non ti piace a letto? Niente. Stare sotto. Cecilia è caliente? Diciamo che a lattina si diverte, ci divertiamo. È il sesso migliore che hai fatto nella tua vita? Sì. Cecilia, quanto devono durare i preliminari? Tempo necessario per essere, come si dice a noi, punto caramello. Avete sperimentato sex toys? È super dotato, quindi non mi servono, però magari tra un po'... Il sesso nel lato B? Perché no? Ci sta pure, sì. Cos'è che ti piace di più dell'altro? Gli occhi. Sul pisello, no? Elencateci posti in cui lo avete fatto da quando siete usciti dalla casa. Un camerino di Mediaset. In piedi. In tutti i letti in cui siamo stati insieme. Non è che abbiamo fatto nei posti strani. Beh, Cecilia, il camerino di Mediaset è un posto strano. Perché mi ha raccontato anche questo. È un bastardo, non va bene. A letto, meglio lui o il tuo ex? Meglio quello da adesso. Chi è più dotato? Ignazio. Ma il tuo ex, che è scaricato davanti a milioni di spettatori, l'hai incontrato fuori dalla casa? Sì, l'ho incontrato. E cosa è successo? Abbiamo fatto una chiacchierata come due persone normali che si sono amate in qualche momento. È finita. A Belen piace il piccolo Moser? All'inizio non si aspettavano quello da me, ma dopo che l'ha conosciuto e mi ha visto felice, era contenta pure lei. Non hai paura che te lo porti via? No, lo ammazzo. Se lo portassimo a cuccare come solo noi sappiamo fare, come la prenderesti? Uccido lui, tutte quante, tutti insieme, non me ne frega niente. Ignazio, a tuo padre piace Cecilia? Sì, tanto. Tra voi è amore? È amore. Sì. Quanto durerà? Speriamo per sempre. Mi auguro proprio di sì. Vi sposerete? No, speriamo di sì. Volete dei figli? Tanti. Ne voglio più figli. Vediamo quanto vi conoscete. Qual è il piatto preferito di Ignazio? Polenta e spezzatino, tipico trentino. Ma gli piace tutto. E quello di Cecilia? Guiso arroz, ma un piatto argentino. Non lo so. Mi sa che non sapete niente l'uno dell'altro. E questo l'amore, vedi? Ah, queste cose sono puttanate, dai. Come stai vivendo questo momento di successo? Con un po' di ansia, però bene. Come se lo guarderebbe un ragazzo di 25 anni, sicuro che non può essere tutta la vita così. Proposte indecenti, ve ne sono arrivate? No, al momento non sono arrivate. Mi hanno scritto un sacco di ragazze che hanno l'armadio nuovo. Siete gelosi? Da morire. Non è una mia caratteristica distintiva. Cosa farete quando le luci della ribalta si spegneranno? Ci godremo il nostro amore. Continuerò a fare la vita che ho fatto sempre. Ciao Ignazio. Ciao Iene. Ciao Cecilia.